poi che è presidente del nucleo di valutazione, ma lo diciamo solo come presidente a livello del nostro nucleo, però la conoscete tutti, è una persona veramente di riferimento di noi, con una grossa preparazione, e ultimamente anche, voglio dire, ci sta sopportando molto, ma come già sempre sopportato nel tempo. Sarà poi la volta del professor Guido Capaldo, docente dell'Università di Napoli, che ringrazio fin da adesso. Diciamo, per noi è una figura un po' nuova, è la prima volta che abbiamo il piacere di averlo come relatore. E poi abbiamo il professor Marco De Polo, credo che anche questo è una figura che conoscete tutti, è stato per molto tempo nostro supporto come nucleo di valutazione. Lo ringrazio perché subito ha aderito in maniera entusiasta a questa iniziativa. Grazie, professor De Polo. Coordinerà l'intervento il dottor Ciucci, che anche opera come supporto, diciamo, alle attività del nucleo, supporto a noi. E quindi, nel ringraziarvi tutti, mi auguro che questi incontri siano veramente importanti e possano dare un contributo a quelle che sono le vostre attività di predisposizione dei vari progetti, ma anche di esecuzione dei vari progetti. Io mi taccio perché ho promesso che sto nei tempi molto limitati. Lascio la parola a Filippo Ciucci, che farà un po' da coordinamento su tutto l'incontro. Io farò uditore, però tra poco avviso già che devo almeno verso le 5, quindi ascolterò un bel po' di interventi. Mi collegherò con un altro incontro perché siamo in fase di programmazione della 2021-27 e abbiamo un incontro relativo alla preparazione del programma. Quindi si stanno accavallando un mucchio di incontri. Quindi ancora un grazie a tutti. Vedo che siamo arrivati a 59 persone e lascio la parola al dottor Ciucci. Prego, Filippo. Grazie Francesco. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Io in questa prima fase mi limiterò a presentare i relatori e appunto i nostri ospiti. Devo dire, faccio solo una brevissima premessa, poi se necessario nella parte finale possiamo fare anche due riferimenti sulla progettazione. Io, come ha detto Francesco, sono parte degli esperti esterni che si occupano di aiutare il nucleo di valutazione nello svolgimento del suo lavoro e quindi con altri colleghi mi occupo di leggere o co-leggere le varie proposte che nei vari avvisi vengono presentate. E questo appunto anche in vista questa esperienza che va avanti da alcuni anni con un gruppo piuttosto consolidato di colleghi, abbiamo pensato a questo primo seminario, invitando gli ospiti che sono stati annunciati da Francesco Panchei, appunto perché la valutazione è uno degli aspetti importanti nei progetti, a volte non sempre valorizzato negli avvisi o non sempre considerato negli avvisi, però alcune riforme, anche come quella recente del terzo settore che poi insomma, ha varie articolazioni, però è un aspetto, quello della valutazione di impatto, che viene contemplato nella legislazione recente. In Italia da anni scontiamo una scarsa, così, come dire, praticità, abitudine a dotarsi di adeguati sistemi di valutazione anche di impatto, e in generale scontiamo, soffriamo sempre un fraintendimento sul ruolo che deve avere la valutazione e sulle potenzialità che può avere. E gli ospiti, dalla presidente del nucleo ai professori che sono stati presentati, ci offriranno appunto alcuni spunti per capire meglio cosa intendiamo con valutazione e cosa intendiamo anche con
con valutazioni di impatto e in particolare qual è la ricchezza, l'arricchimento, i punti di forza, quali sono i punti di forza nel dotarsi di un adeguato sistema di valutazione. Sappiamo che i sistemi di certificazione già prevedono cose importanti a riguardo e tutti voi che progettatene, fate parte degli enti di formazione, comunque dei soggetti che di volta in volta si presentano agli avvisi della Provincia Autonoma di Trento, siete bene a conoscenza dei sistemi di certificazione. Qua vogliamo dare anche alcune indicazioni in più e quindi far capire come appunto ci dirà il professor Guido Capaldo, il professor Marco De Polo e la professoressa Anna Maria Aiello, far capire come quale può essere il valore aggiunto di un adeguato sistema di valutazione dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista progettuale. E come vedremo poi la valutazione aiuta anche a focalizzare bene gli obiettivi e a dotarsi di un adeguato sistema organizzativo. E aspetti che talvolta quello degli obiettivi, come anche quello della formazione, della certificazione delle competenze, in alcuni casi nei progetti abbiamo visto come non assenti, ma a volte più deboli, non sempre, ma a volte più deboli. In generale però vogliamo focalizzarci sul valore aggiunto che rappresenta la valutazione dal punto di vista appunto progettuale e anche come pratica in generale riflessiva sul lavoro che si fa. Io a questo punto lascio la parola ad Anna Maria Aiello, la presidente del nucleo di valutazione, e successivamente poi daremo la parola agli altri due relatori. Prego Anna Maria. Ora, grazie Federico. Io vorrei condividere il mio schermo giusto per dare alcuni elementi introduttivi, non molto, diciamo, non mi dilungherò perché poi la parte del leone, diciamo, la faranno i miei due colleghi, il professor Capaldo e il professor De Polo. Ma vorrei solo richiamare alcuni aspetti che secondo me fanno da cornice, ma che possono essere utili per inquadrare l'intervento di oggi. Intanto io vorrei sottolineare quello che è già stato anticipato dal Francesco Pancheri, dal dottor Pancheri, cioè qui si riprende una tradizione che Trento ha da molti anni, cioè quella di accompagnare con interventi formativi la progettazione. È un elemento molto importante ed è quello che avviene normalmente dopo, diciamo, durante le fasi, quando sono completate le fasi di progettazione e di valutazione, gli uffici del Fondo Sociale Europeo insieme ai componenti del nucleo fanno un bilancio per individuare quali sono i temi che possono essere di interesse e che vanno approfonditi. Ecco, questo è un elemento particolarmente importante perché richiama a una concezione della valutazione che mette in luce l'insostituibile valore formativo. Cioè questo è un aspetto molto importante perché è la stessa parte, cioè la stessa provincia autonoma, anche nel caso del Fondo Sociale Europeo, che prende atto delle informazioni che direttamente e indirettamente provengono dal processo istruttorio che poi porta a definire la graduatoria fra i progetti per consentire loro l'accesso ai fondi. Questo aspetto informativo è di per sé un elemento, non dico di novità, ma un elemento perché purtroppo nella letteratura accademica e professionale sulla valutazione queste cose sono da molti anni sottolineate, ma diciamo che non è la cosa che si diffonde di più, non è la concezione più diffusa. Noi da un lato abbiamo sicuramente una concezione e una funzione selettiva, cioè il nucleo di valutazione fa un'istruttoria per la quale individua una gerarchia fra i progetti, nel senso del migliore al peggiore, anche se nel caso della progettazione a Trento c'è stato negli anni un incremento che ci ha portato tra l'altro a dover limitare addirittura l'ampiezza dei progetti, stavano diventando quasi dei manuali,
per quanto poi di fatto fosse diventato impegnativo, ma nello stesso tempo indicativo di una competenza professionale che stava, diciamo, si era nutrita progressivamente. Nello stesso tempo questa funzione selettiva, che è di sicuro e va riconosciuta, la funzione, come dire, che una organizzazione o anche un ente pubblico svolge, viene accompagnata da un'attività di induzione per il miglioramento delle prestazioni dei progettisti, proprio a partire da questi interventi formativi, come quello di oggi. Non è un caso che cominciamo proprio con la valutazione, che è evidentemente il core business di questo nucleo, diciamo così. Nello stesso tempo, questo significa che abbiamo individuato alcuni aspetti del processo di istruttorio che andrebbero meglio focalizzati, anche proprio per continuare a nutrire questa formazione professionale dei fatti che il Fondo Sociale Europeo inducono proprio a partire dal bilancio che regolarmente si fa. Da questo punto di vista, quindi, c'è una funzione selettiva e una funzione migliorativa nella valutazione. Cioè, sono le due facce della stessa medaglia. Va riconosciuto che sono entrambe componenti del processo di valutazione. Altrimenti, noi di fatto ci assistiamo, purtroppo, lo dico da Presidente Valzi, e qui potrò fare anche qualche esempio, sul fatto che la rappresentazione sociale più diffusa, pensate a quante volte si dice bisognerebbe valutare gli insegnanti per far capire loro che dovrebbero lavorare meglio e di più, oppure bisognerebbe, ora non esprimo un giudizio, ma quando si affermano, diciamo, si fanno queste affermazioni, evidentemente si ha un'idea di una valutazione in senso punitivo, una specie di di controllore occhiuto, una specie di agenzia delle entrate permanente, diciamola in termini un po' più spicci. Però va anche detto che questa è una concezione arretrata di valutazione. Io non mi stancherò mai di ripeterlo, perché proprio coloro che sono a volte più ideologicamente contrari alla valutazione non fanno altro che in tal modo sottolinearne la funzione di controllo e quindi ignorare invece l'altro aspetto altrettanto fondamentale, che è quello di dar modo alle persone che sono valutate e all'ente che fa queste valutazioni di riconoscere alcune caratteristiche che vanno migliorate, che vanno corrette, vanno integrate, ma in ogni caso di prendere atto della funzione informativa che in quel modo la valutazione esercita. E lo devo dire perché, diciamo, come Invalsi voi potete immaginare, io ormai sono 7 anni e mi approssimo all'uscita da questo istituto, ma in realtà il problema principale che abbiamo è proprio questo, cioè quello di convincere il paese, alcuni, diciamo, metro a pensé, che spesso scrivono contro la valutazione o altre cose, per fortuna un po' meno che nel passato, direi proprio per il fatto che si attestano su una concezione arretrata, nemmeno in linea con la letteratura professionale scientifica più aggiornata, che significa fare in modo di non capire, non riconoscere la funzione di promozione che le informazioni di ritorno, perché questa è una valutazione, date le informazioni su come sta andando un certo processo, una possibilità, diciamo, una pratica professionale e molte altre cose ancora. Vi faccio un esempio. Come sapete, l'Invalsi produce delle prove, tra l'altro il 14 luglio daremo i risultati di queste prove che finalmente quest'anno sono state proposte e fatte nelle scuole italiane per i gradi in cui sono previste, e ovviamente questa è una funzione di controllo di acquisizione, perché potete immaginare, dopo la pandemia, con le scuole chiuse per vari periodi, in alcune regioni molto più che nelle altre, si tratta di capire se quelle competenze fondamentali che l'Invalsi accerta sono state acquisite, in che misura, con quale grado. Ed è un'informazione fondamentale per il paese, non soltanto per gli studenti e per le loro famiglie, perché proprio in virtù del recovery fund di cui si parla spesso, in realtà un paese con scarsi livelli di istruzione e con competenze solo apparenti, perché
quando noi abbiamo le infarinature cosiddette, vale a dire i gradi minimi delle competenze acquisite, non pensiamo altro, non possiamo pensare altro che quelle competenze svaniranno nel più breve tempo possibile. Ecco, quella è una funzione di controllo. Ma quando chiediamo alle scuole di fare l'autovalutazione sulla base di alcune indicazioni che noi diamo loro, indicazioni che sono dei format con dei dati prestabiliti, per esempio dati relativi all'occupazione e ad altre caratteristiche territoriali, e anche di scuole che sono vicine e quindi con dei risultati simili o diversi a seconda dei vari contesti, beh, questo significa che la scuola è indotta a pensare su quello che fa. Ecco, quest'altra faccia della valutazione, mi sono attardata nel descrivere questo, è a volte quella che viene individuata come una valutazione burocratica, amministrativa, pesante, indubbiamente occupa del tempo, ma se noi immaginiamo che ci sono molte informazioni di ritorno rispetto a questo, e spesso sono utilizzate dagli insegnanti addirittura con un ancoraggio per parlare, perché doversi rivenire a uno stesso formato e parlare di curriculum e altro costringe le persone a confrontarsi, che è la prima cosa che dei professionisti seri dovrebbero fare. Ecco, queste due facce sono l'attività, se volete, degli invalsi, ma sono anche i modi con cui le due concezioni di valutazione viaggiano insieme. Privilegiare l'una quando si fa una battaglia strenua contro la valutazione significa in realtà accreditare una concezione arretrata di valutazione. Dovrebbe essere altrettanto importante da parte di chi ideologicamente si pone contro la valutazione, avere a cuore il fatto che della valutazione si parli anche in termini informativi, vale a dire in termini di accountability, cioè di dar conto di quello che si fa in una dimensione simmetrica rispetto al valutatore e nello stesso tempo di avere un'induzione di riflessività verso le pratiche professionali messe in atto, quelle della scuola nel caso degli invalsi, ma quello che noi stiamo vedendo nel caso della provincia autonoma è proprio questo, cioè da un lato fare il controllo della qualità dei progetti e evidentemente sulla base di criteri espliciti per fare in modo che si possa costruire una graduatoria. Nello stesso tempo, con queste iniziative formative che sono state negli anni sempre più frequenti, poi abbiamo avuto un po' di pausa e questo nel caso della pandemia ampiamente giustificata, ma io sono molto contenta che venga ripresa, perché questa è una delle ragioni per cui poi Trento, diciamo, ha dei risultati non solo scolastici ma anche negli altri ambiti che sono risultati appetibili, direi, anche per altre regioni. Da questo punto di vista, allora, il processo, diciamo, la PAT, oltre ad accompagnare il processo selettivo che viene evidentemente svolto dai professionisti e dagli accademici che sono coinvolti in questa operazione, la PAT accompagna anche con operazioni trasparenti, cioè la PAT garantisce che queste operazioni di processo selettivo questo processo selettivo è accompagnato con operazioni che garantiscono la trasparenza e l'integrità del processo. E questo è un elemento fondamentale, perché di fatto significa che si può migliorare e si può indurre il miglioramento se tutte le operazioni sono riconosciute nella loro modalità di realizzazione e sono assolutamente integre e trasparenti. Un altro elemento che mi preme sottolineare è il fatto che questa attività formativa che viene fatta a partire dalla valutazione dei progetti è anche un'attività che fa riferimento direttamente agli strumenti della valutazione. Cioè il dottor Ciucci ha fatto riferimento all'attività istruttoria del nucleo e non è un caso che alla fine di questo incontro metterà in luce quelle che sono le implicazioni di quanto i nostri colleghi Capaldo e De Polo diranno dal punto di vista della progettazione. Ma quello che mi preme sottolineare è che tanto il professor Capaldo quanto il professor De Polo sono partiti dagli strumenti della valutazione. Questo è un elemento molto importante, perché queste griglie rappresentano in qualche modo una garanzia della possibilità di essere efficaci nella comunicazione, perché sono l'ancoraggio comune, per così dire, nel senso che tutti sanno di che cosa parliamo quando parliamo delle griglie di valutazione
e nello stesso tempo anche i colleghi che interverranno sono, diciamo, hanno come riferimento proprio, hanno avuto come riferimento nella costruzione della loro comunicazione questi strumenti. Questo è un altro elemento che ci garantisce l'efficacia, ma poi, diciamo, la stessa composizione dal punto di vista professionale, la competenza professionale che ciascuno dei nostri due relatori presentano, perché Guido Capaldo condivide, diciamo, con Marco De Polo delle impostazioni generali, ma lui è un ingegnere gestionale, un esperto di scienze della gestione, laddove il professor De Polo, come tutti sappiamo perché lo conosciamo da più tempo, è professore di psicologia del lavoro ed entrambi quindi hanno questa complementarità di competenze che sarà molto utile nel parlare di questi temi sul piano della valutazione. Ancora, come stavo sottolineando, queste due prospettive sono complementari. Ancora una volta la complementarità nella questione della valutazione è un elemento di una caratteristica ed è un punto di forza. Non c'è mai solo una sola sfaccettatura. E poi, per concludere, vorrei sottolineare alcuni altri elementi, altri due in particolare. Intanto la dimensione pubblica di queste operazioni che la PAT, la provincia autonoma, realizza. Nel senso cioè che spesso nelle interazioni informali che i funzionari, ma tutti possono avere, potrebbero dare delle informazioni anche loro malgrado, che potrebbero avvantaggiare qualcuno. Mentre invece fare queste operazioni in modo pubblico, come sta avvenendo ora, significa da un lato inserire come dei semi in una specie di terra, ma nello stesso tempo indurre una lievitazione naturale della competenza professionale diffusa, che non privilegia alcuni rispetto ad altri. E questo è un elemento da tenere in grande considerazione, perché nelle amministrazioni pubbliche non sempre c'è questo tipo di attenzione, questo tipo di riguardo. Ancora c'è, da questo punto di vista, un modo così di indurre qualità e livello della competenza professionale diffusa, perché rivolgendo a tutti e facilitando l'interazione e anche lo scambio, non si fa altro che promuovere questa professionalità. E infine c'è un elemento di partecipazione, di appartenenza alla comunità trentina che in questo modo si consolida. Ecco, questo è un elemento a cui forse non sempre si pone attenzione, ma la cultura diffusa trentina fa sentire anche tutti appartenenti a questa comunità, che è uno degli elementi di coesione che solitamente non riceve grande attenzione. Anzi, noi abbiamo addirittura un ministero per la coesione che la dice lunga sulla difficoltà di realizzare questa coesione. Ma più in generale, per concludere, mi sembra anche un elemento importante sottolineare il fatto che l'iniziativa odierna si inserisce in quella trama comune che esiste a Trento e a quella sorta di filo rosso che passa fra le compagini politiche diverse. Noi abbiamo avuto, io sono molti anni che sono nel mio ruolo, diciamo, di presidente del nucleo, e nello stesso tempo mi sono potuta accorgere che, malgrado le diverse alternative di compagini politiche che via via negli anni si sono susseguite, rimane però il fatto che c'è questa attenzione alla formazione, al fare, appunto, seguire la progettazione anche in questo modo, che è indubbiamente una caratteristica che diventa un fattore di solidità sociale, di coesione, e fa sentire tutti meglio e appartenenti alla comunità trentina. Ecco, tutti noi credo che possiamo guardare con un certo interesse, io devo dire che sono molto grata a questa comunità, perché molte delle riflessioni che poi via via nell'ambito valutativo sono state espresse da me in diverse sedi, in realtà hanno trovato un seme di origine proprio in questa attività per la comunità trentina, sia nel Fondo Sociale Europeo che riguardando il mondo della scuola in generale. Quindi intanto io vi ringrazio e spero, appunto, di continuare ad ascoltare con interesse i nostri due colleghi. Grazie anche a loro. Prego. Prima di dare la parola al professor Guido Capaldo, dico una cosa rapidissima, grazie Anna Maria. Potete fare le domande quando lo riterrete opportuno utilizzando la chat di Zoom. E quindi è stata prevista dalla provincia autonoma di Trento questa
questa modalità, quindi poter fare domande non intervenendo a voce, ma scrivendo un breve messaggio nella chat della piattaforma. Do la parola appunto a Guido Capaldo dell'Università degli Studi di Napoli. Prego, professore. Sì, buonasera. Intanto volevo verificare se mi sentite e se vedete le slide. Sì. Si vede, si sente. Allora, grazie. Innanzitutto grazie di avermi invitato. Do qualche dettaglio in più su me stesso. Ho 62 anni e qualcosa. Insegno project management e progettazione e innovazione di sistemi organizzativi all'Università di Napoli Federico II, ma mi occupo da una quindicina d'anni, forse di più, di valutazione in genere e di valutazione della formazione. Attualmente sono coordinatore, sono presidente dell'OIV dell'Università di San Marino e sono membro del numero di valutazione di Sapienza Roma, Università Bologna e Università della Calabria. In passato sono stato presidente del nucleo di Politecnico di Bari e di altri organismi. Sono iscritto in terza fascia, la massima degli organismi dell'albo degli OIV. E in realtà, quindi, da diversi anni ho affianco alle mie attività di docente, di ricercatore, con attività di formazione, di ricerca, di consulenza istituzionale nel campo della valutazione anche della formazione. Ho avuto proprio il privilegio di conoscere Marco, che poi è diventato innanzitutto un amico carissimo, poi un collega molto stimato, tantissimi anni fa ormai, non sono più confidente nella mia capacità di stimare gli anni, quindi abbastanza, parecchi anni fa, quando immeritatamente la Scuola Nazionale della Formazione, dell'amministrazione, all'epoca si chiamava ancora Scuola Superiore, mi affidò l'incarico di presidente del comitato scientifico di un progetto di formazione intervento triennale. Marco sarebbe stato molto più adatto di me, ma io non ero raccomandato, attenzione, ma ho avuto a che fare con le sfere alte. E il progetto, come Marco ricorderà chiaramente, si chiamava Una rete per la formazione di qualità e aveva un obiettivo molto ambizioso, direi quasi antesignano, no? Se andiamo a guardare il decreto 80-2021, rafforzamento della capacità amministrativa, leggiamo di integrazione fra piano della performance, piano del fabbisogno del personale e piano di formazione. Ebbene, già all'epoca, e vi parlo di oltre 10-12 anni fa, la scuola aveva avuto questa idea di lanciare questa iniziativa di formazione intervento mirante a fare in modo da integrare la pianificazione strategica delle pubbliche amministrazioni col fabbisogno formativo, ossia di affiancare alla formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze individuali e quindi della performance individuale, una formazione finalizzata alla creazione di valore pubblico. Quindi gli obiettivi strategici e operativi come, diciamo, mezzo per identificare le modalità alle quali le amministrazioni potessero creare valore. Come Marco ricorderà, fu un progetto bello, stimolante, fu veramente un laboratorio di idee, di confronti, di buone prassi. Sviluppammo insieme ai collaboratori del tavolo una serie di network a tutti i livelli della pubblica amministrazione, quindi ministeri, enti pubblici non economici, enti locali. Diciamo che poi purtroppo questo network si è un po' sfaldato. Io e Marco, per fortuna, abbiamo continuato a collaborare, abbiamo portato avanti i progetti, abbiamo pubblicato, non abbiamo mai abbandonato quest'idea di guardare alla formazione in contesti ibridi, la formazione come sviluppo individuale, la formazione come sviluppo organizzativo, e naturalmente il tema della valutazione è un tema che è assolutamente, diciamo, a metà fra i due aspetti. Abbiamo continuato a lavorare, abbiamo pubblicato e quindi io ringrazio di questa ennesima occasione per poter essere presenti a fianco a Marco. Io lo cito sempre, ovunque sono, perché ho imparato moltissimo da lui, sono diventato meno ingegnere, non sono mai stato più di tanto. Il problema è che quando sei ingegnere sei bollato, basta che
non dico tiri fuori dei numeri, ma fai un elenco di punti o disegni una procedura, sei ingegnere. Grazie a Marco io ho scoperto altre dimensioni della realtà organizzativa. L'ho ringraziato pubblicamente in uno dei miei recenti libri che ho scritto sul tema proprio del business process management e con un approccio olistico. Grazie a Marco ho conosciuto colleghi di psicologia del lavoro che lavorano con me in progetti, diciamo, di project management e di altra natura. E con Marco siamo perfettamente complementari anche nell'intervento di oggi. Io inquadro e vado subito al cuore del mio intervento la formazione nell'ambito della creazione di valore sia a livello di singole organizzazioni, sia a livello di singole parti delle organizzazioni, ma naturalmente nel contesto che oggi cortesemente mi ospita, la creazione di valore può essere vista attraverso la formazione anche in ambito territoriale. Io parto da una riflessione più di tipo organizzativa. Io studio da anni, insegno project management. Bene, è un dato di fatto che in tutte le organizzazioni pubblico-private, ho pubblicato 2 anni fa proprio una ricerca assieme a alcuni colleghi del Politecnico di Milano su questo, tende a crescere il fenomeno della projectification, brutta parola, ma per dire che cosa? Beh, penso che ognuno di voi, se pensa a quanto dedica del proprio tempo lavorativo ad attività che in un modo o nell'altro richiedono un'interazione con altri colleghi o addirittura con altre amministrazioni, beh, sicuramente il tempo dedicato a queste attività prevale sul tempo che passiamo in ufficio davanti a un computer e interagire con il nostro utente diretto. Cioè, in altri termini, l'ordine di grandezza del tempo dedicato allo sviluppo di progetti negli enti della pubblica amministrazione oggi come oggi si attesta tra il 30 e il 35%. Analogamente tende a crescere il tempo che gli individui dedicano alle relazioni interfunzionali, ai processi. Attenzione, quando parlo di progetti non mi riferisco solamente alle attività degli enti a cuori, ad esempio, che si occupano di lavori pubblici oppure di software, i cosiddetti professional. No? No, noi sappiamo bene che il termine progetto significa realizzazione di una serie di attività interdipendenti fra di loro per realizzare qualcosa di unico che non c'era prima e che serve a qualcuno, serve agli stakeholder per creare valore. Quindi il progetto può essere l'attivazione di un nuovo servizio, la realizzazione di una nuova banca dati, la digitalizzazione di un processo amministrativo per migliorarne la fruibilità da parte degli utenti. Se andiamo a guardare il PNRR, vediamo che i prossimi anni saranno prossimi anni per i quali soprattutto, ma non solo, la pubblica amministrazione dovrà lavorare per progetti. Dovrà lavorare quindi mettendo un po' da parte la dimensione gerarchica funzionale tipica dell'organigramma e facendo invece prevalere le relazioni orizzontali e quindi i gruppi interfunzionali, la collaborazione interfunzionale, ai fini di migliorare l'outcome e quindi il valore creato per gli stakeholder. Dunque, questo significa che da un lato c'è un'esigenza di maggiore diffusione di ruoli di responsabili di progetto. Naturalmente non parlo dei project manager professionali, parlo di quei responsabili di progetto che la letteratura ha recentemente identificato come accidental project manager. No, tutti coloro che nella pubblica amministrazione, al di là del settore lavoro pubblica o ST, portano avanti dei progetti, quali progetti di formazione, sono degli accidental project manager, perché il progetto di formazione nasce perché ci sono delle esigenze di sviluppo di competenze organizzative, di rafforzamento di competenze individuali, e come tutti i progetti non si chiude quando è stato realizzato l'output, ossia quando è stata erogata la formazione, ma si chiude quando qualche tempo dopo la realizzazione dell'output, nella fattispecie dell'intervento formativo, si fa misurare il valore creato a livello individuale o a livello organizzativo. Allora, questa crescente della diffusione del lavoro per progetti, da un lato fa crescere la necessità di creare nuovi project manager, anche se non a tempo pieno, dall'altro mette in evidenza l'importanza dei cosiddetti obiettivi interfunzionali. Cioè,
le ricadute per la formazione quindi sono di duplice natura. Aumenta il fabbisogno di figure professionali in grado di portare avanti progetti con successo, aumenta il fabbisogno di persone in grado di collaborare con successo nell'ambito di team interfunzionali e quindi di avere orientamento alla collaborazione, cooperazione interfunzionale, capacità di lavoro in gruppo e così via. Come cambia il ruolo della formazione? Dobbiamo quindi pensare di affiancare a quella che la letteratura chiama formazione orientata al job, ossia attraverso l'intervento formativo trasferisco all'individuo una serie di asset, conoscenze, competenze per far meglio il proprio lavoro nell'ambito della posizione di lavoro nella quale l'individuo lavora. Formazione che sarà sempre necessaria per ovvi motivi, reclutamento, assunzione, crescita, sviluppo della carriera, ma dobbiamo pensare di affiancare a questa formazione una formazione orientata al progetto, nel quale l'individuo non è più il destinatario unico e prevalente dell'intervento formativo, ma lo è in quanto parte di un gruppo di progetto che deve realizzare delle attività affinché si possano determinare non solo e tanto degli output, ma degli outcome, ossia il progetto deve essere finalizzato a creare valore, rendere più efficiente l'organizzazione, migliorare la soddisfazione degli utenti e così via. Cosa cambia dall'approccio della formazione orientata al job all'approccio della formazione orientata al progetto? Beh, come vedremo, è proprio il cuore del mio intervento, cambiano parecchie cose, ma soprattutto cambia, per restare proprio in tema dell'intervento, la valutazione, nel senso che, come sapete molto meglio di me, la formazione orientata al job ha come fine ultimo la valutazione dei cambiamenti indotti anche attraverso la formazione dall'intervento, grazie all'osservazione ad esempio della modifica dei comportamenti dell'individuo in autovalutazione da parte del capo, da parte dei collaboratori, laddove invece la formazione orientata ai progetti sicuramente richiede anche un cambiamento nei comportamenti dei team di progetto, quindi la valutazione dei comportamenti c'è sempre, ma non è il fine ultimo diventa la realizzazione dell'outcome del progetto, ossia la creazione di valore. Allora, se così sono le cose, gli enti che si occupano di formazione, e ancora a monte, gli enti pubblici che finanziano la formazione, in un modo o nell'altro devono incominciare a prendere atto di questi contesti ibridi della formazione e quindi far convivere in momenti diversi e secondo le esigenze la formazione orientata al job e la formazione orientata ai progetti. Allora, nel mio intervento, che non vi preoccupate, già il 20% e più del mio intervento comunque è stato sviluppato, nella rimanente parte del mio intervento io farò vedere più o meno quali sono le differenze fra questi due approcci alla formazione, poi illustrerò un sintetico esempio e poi lascerò una serie di domande per il dibattito, per il futuro, per quanto riguarda le implicazioni. Allora, la formazione orientata al rafforzamento delle competenze individuali, è chiaro che vado velocissimo perché sono cose note a tutti. Lo scopo è rafforzare le competenze professionali degli individui, tenuto conto delle situazioni lavorative che caratterizzano i loro ruoli professionali. Il fabbisogno, quindi, è un fabbisogno che viene identificato in termini di competenze da rafforzare. Le fonti di informazioni sono sostanzialmente interazioni con i destinatari dell'intervento, con i loro interlocutori organizzativi, per esempio lo locale. Attenzione, non voglio mettere assolutamente in risalto, lungi da me, l'idea che la formazione orientata al rafforzamento delle competenze individuali sia qualcosa di semplice, assolutamente. Se io non tengo conto in maniera adeguata del ruolo professionale dell'individuo, dei vincoli di questo ruolo, se io non analizzo a fondo quali sono le competenze necessarie affinché l'individuo, tenuto conto dei vincoli al suo spazio di azione organizzativa, possa contribuire al miglioramento delle performance della propria unità organizzativa, realizzo quella che una volta si chiamava, ma secondo me è ancora valida, formazione apparente, cioè formazione che ha un buon impatto sulla gratificazione dell'individuo, forse crea anche apprendimento, ma non crea valore, non crea miglioramento in termini di performance organizzativa.
Nella formazione, quindi, on the job, l'oggetto del fabbisogno sono le competenze individuali, la programmazione, la progettazione, ancora una volta, fa riferimento alle competenze individuali, che diventano il punto di riferimento per la programmazione dell'intervento formativo, il monitoraggio, la valutazione dell'apprendimento, la valutazione ex post, che purtroppo dal mio punto di vista è l'illustre assente nel panorama della formazione, non solo pubblica ma anche privata, che ho dimenticato di dire che tra le mie esperienze io sono stato per circa 10 anni consulente scientifico di Fondo Impresa, che è il fondo paritetico professionale di Confindustria, e del quale ho curato il monitoraggio della valutativo della formazione, ossia un sistema per valutare le ricadute della formazione. E abbiamo messo in evidenza che in realtà la valutazione ex post anche nel privato è sostanzialmente debole, è chiaro. La valutazione dell'intervento nell'ambito della formazione orientata al job, come sapete, è una filiera che parte dal gradimento, continua per l'apprendimento e dovrebbe poi, in ultima analisi, entrare nel merito dell'impatto della formazione sui comportamenti, ma purtroppo questo è un aspetto, come dicevo prima, abbastanza raro. Sempre per quanto riguarda la formazione, invece, la formazione relativa alla realizzazione di progetti è comunque importante, ma non è più la leva di intervento unica per migliorare il risultato atteso. Ossia, il fabbisogno in questo caso non viene determinato sulla base del ruolo dell'individuo e delle competenze connesse a tale ruolo, ma viene identificato a partire da progetti da realizzare, dai piani, da programmi, ossia dall'outcome, ossia dalle ricadute che l'amministrazione vuole ottenere da piani, da programmi, da interventi. I risultati quindi attesi della formazione sono un po' più complicati in questo caso da identificare, perché non sono strettamente riconducibili allo sviluppo di competenze nell'ambito di un ruolo più o meno definito, ma devono prendere in considerazione le competenze che gli individui che fanno parte del team di progetto dovranno sviluppare. Il discorso quindi diventa sicuramente più complicato. L'orizzonte temporale è più ampio, la formazione on the job in linea di massima ha un ciclo di programmazione e realizzazione che è di qualche mese al più, anche se il piano di formazione è triennale. Si tratta di effettuare un'analisi delle competenze da rafforzare su uno o più famiglie professionali. Naturalmente, quanto più è approfondita l'analisi del fabbisogno, quanto più interlocutori vengono considerati, quante più metodologie vengono utilizzate, aumenta la durata, diciamo, del progetto, ma in linea di massima l'orizzonte temporale è più limitato. La formazione orientata alla creazione di valore attraverso progetti in realtà ha un orizzonte temporale molto più ampio, perché il problema principale è andare a identificare, a partire dalle esigenze di specifici stakeholder territoriali, dei progetti da realizzare che possono riguardare l'offerta di nuovi servizi, la digitalizzazione dei servizi attuali e così via. E quindi poi il problema diventa, a partire dall'outcome, a partire dal miglioramento della qualità del servizio che dovrà essere assicurato agli stakeholder, che tipo di progetto devo realizzare e nell'ambito di questo progetto quali competenze dovranno essere sviluppate per consentire alle persone che lavorano allo sviluppo di questo progetto per fare in modo da essere, dal punto di vista professionale, adeguate a realizzare gli obiettivi di questo progetto. Entrano in gioco quindi aspetti diversi, entrano in gioco anche professionisti diversi. Il progettista della formazione deve interagire magari col progettista di un piano di ampio respiro, con l'analista di organizzazione, con l'esperto di qualità di servizi. Insomma, sia la formazione, sia coloro che si occupano della progettazione e della gestione della formazione non sono più degli attori in grado di produrre direttamente un risultato, ma devono entrare nell'ambito di un team di professionisti, il cui obiettivo è creare valore per il territorio. Un esempio per chiarire la differenza fra i due approcci. Immaginiamo che nell'ambito di un programma per il rafforzamento delle capacità digitali della pubblica amministrazione abbiate avuto l'incarico da un ente pubblico di realizzare un corso di formazione che si finalizza proprio per lo sviluppo di competenze
per reingegnerizzare i processi di supporto alla gestione degli appalti. Vi è stata data questo incarico dicendovi la formazione dovrà essere realizzata con l'approccio della formazione intervento, quindi attraverso un'intensa partecipazione attiva dei discenti. Allora, un obiettivo di questo tipo, rafforzare le capacità di un ente per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi di supporto agli appalti, si può tranquillamente inquadrare nel primo o nel secondo approccio, però vediamo cosa cambia. Se lo inquadro nell'ambito del primo approccio, formazione on the job, io partirò come prima fase del progetto con un assessment delle competenze del personale degli uffici tecnici, degli uffici appalti, per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi amministrativi. Nel secondo caso, invece, la formazione non si focalizza direttamente sulle competenze del personale, ma cerca di capire da dove trae origine un fabbisogno di formazione di capacità digitale dell'ufficio appalti. Perché intervenire su queste competenze? Non è solo una questione di assessment delle competenze del personale, non si tratta solo di intervistare il capo dell'ufficio lavori pubblici e i suoi collaboratori, ma a monte devo andare a intervistare un campione di utenti, imprese, consulenti, per identificare oggi, nella situazione attuale, nell'ente locale, quali sono le criticità relative all'accesso alla procedura gestione degli appalti. È da lì che parto, è chiaro? Mentre nel primo caso parto direttamente da una eterovalutazione a una autovalutazione delle capacità digitali in una specifica unità organizzativa, nel secondo caso io parto a monte. L'utente oggi che difficoltà incontra a interagire con la procedura gestione degli appalti? L'analisi delle esigenze degli stakeholder diventa poi il punto di partenza per un'analisi critica del processo di gestione degli appalti della situazione esistente. Arrivo quindi all'assessment delle competenze del personale, ma non arrivo direttamente all'assessment delle competenze del personale come nel primo caso, ci arrivo in maniera più dinamica, cioè mi chiedo prima, alla luce delle criticità che percepisce l'utente, alla luce di come oggi si svolge la gestione degli appalti, alla luce dei supporti informatici utilizzati, quali cambiamenti dovrebbero essere effettuati innanzitutto nel processo di gestione degli appalti, nei software, negli applicativi di supporto e quindi nelle competenze? Nel primo caso non tocco assolutamente il tema del processo, non tocco il tema delle procedure, non tocco il tema degli applicativi. Perché? Perché mi vado a limitare sulle competenze relative per svolgere un ruolo nei vincoli esistenti. Nel secondo caso invece metto tutto in discussione, parto dalle esigenze degli utenti e mi chiedo, per fare in modo che la gestione degli appalti sia più vicina a quelle che sono le esigenze degli utenti e quindi tempi più rapidi, maggiore trasparenza, maggiore facilità di accesso, come devo intervenire? Non direttamente nelle competenze, ma prima nel processo, poi negli applicativi e poi nelle competenze. È chiaro che poi, andando avanti, ci sarà una progettazione formativa in entrambi i casi. È chiaro, quindi una parte di formazione relativa, per esempio, alla gestione degli appalti attraverso processi amministrativi digitalizzati ci sarà in entrambi i casi, ma gli input saranno diversi. Quello che cambia è anche la fase di valutazione, perché nell'approccio tradizionale, diciamo l'approccio della formazione on the job, una volta che ho fatto l'assessment delle capacità digitali dell'ufficio appalti, una volta che ho identificato il fabbisogno formativo, una volta che ho erogato la formazione, potrò effettuare delle verifiche di apprendimento e eventualmente, anzi certamente, ex post, x mesi dopo la chiusura dell'intervento formativo, una valutazione dei comportamenti. Ma mi fermo comunque come unità di riferimento alle competenze del personale. Nel secondo approccio, invece, fermo restando la necessità di effettuare delle verifiche di apprendimento, di itineri e finali, fermo restando la necessità di effettuare una valutazione post-training per verificare come sono cambiate le competenze, le capacità, i comportamenti del personale, devo andare oltre, devo andare a rivedere X mesi dopo la chiusura dell'intervento formativo se è cambiato qualcosa per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti. Cioè l'utente
inteso come stakeholder, inteso come campione di riferimento, interviene all'inizio e alla fine. Parlo dell'utente come potrei parlare dei dirigenti, degli stakeholder, diciamo, del vertice strategico. Cioè, devo far partire e completare la progettazione e la chiusura dell'intervento formativo chiedendomi qual era l'esigenza di creare valore, questo valore l'ho creato oppure no. È chiaro che nella fattispecie ho fatto riferimento ad un concetto di creazione di valore un po' limitato, cioè mi sono limitato solamente alle esigenze degli utenti dell'ufficio appalti, alla facilità di accesso alla procedura, all'onere o meno di partecipare ad un appalto, all'eccesso di documenti da presentare oppure meno. Ma in senso più alto il valore creato potrebbe intendere anche il miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, il miglioramento dell'efficacia. Comunque ho dei soggetti, degli stakeholder interni e esterni che devo coinvolgere a monte o a valle di un progetto di innovazione e di cambiamento in cui la formazione riveste un ruolo fondamentale. Cosa cambia fra il primo e il secondo approccio? E ho quasi concluso. L'ampiezza dell'approccio. Abbiamo visto l'ampiezza del progetto. Nel primo caso il progetto tradizionalmente inizia con l'assessment del personale e si chiude con la valutazione delle ricadute dell'intervento, ad esempio con un'analisi delle modifiche nei comportamenti dopo l'intervento formativo. Nel secondo caso il progetto inizia con l'analisi delle esigenze degli stakeholder e si chiude con la valutazione dell'impatto formativo sulle esigenze degli stakeholder, che sono quindi il punto di partenza e il punto di arrivo. Cambia il contributo del gestore della formazione. Quando facciamo riferimento a formazione on the job, formazione orientata al job, il progettista, diciamo il gestore della formazione, è sostanzialmente l'unico professional che interviene. Poi è evidente che nell'ambito dell'ufficio formazione possiamo avere lo specialista dell'analisi del fabbisogno, lo specialista della programmazione, lo specialista della valutazione, ma la famiglia professionale è quella. Nell'ambito invece della formazione orientata alla realizzazione di progetti e alla creazione di valori, lo specialista della formazione è uno degli esperti che fanno parte del team di progetto, assieme per esempio a esperti di comunicazione, esperti di business process management, analisti di organizzazione. E ciò che cosa comporta come implicazione? L'apertura del mondo della formazione verso altri settori, la necessità dell'esperto della formazione di interagire non solamente col destinatario finale della formazione, ma con altri professionals. L'area di responsabilità del gestore della formazione è chiaro che nel primo caso è molto più definita. Se io realizzo un modulo formativo sulle capacità digitali per la gestione degli appalti, degli indicatori di performance in linea di massima potrebbero essere il numero di iscritti al corso, il numero di iscritti che non abbandonano il corso, la percentuale di partecipanti che superano le verifiche di apprendimento. Nel secondo caso, invece, questi fattori sono comunque importanti, ma soprattutto se dovessi pensare all'area di responsabilità del gestore della formazione, l'andrei a configurare come fattore abilitante per migliorare la riprogettazione del processo di gestione degli appalti, come fattore abilitante per digitare le procedure. Le competenze richieste al gestore della formazione naturalmente diventano più complesse. Nel primo caso, lo dicevo prima, ci troviamo di fronte ad una famiglia professionale che include diversi ruoli specifici, dall'analisi del fabbisogno alla progettazione alla valutazione. Nel secondo caso, queste tecniche, queste specificità sono sicuramente importanti, ma diventano condizione necessaria ma non sufficiente. Nel secondo caso, il gestore della formazione, come l'ho chiamato forse impropriamente, deve interagire in un team con altri esperti e quindi diventa fondamentale anche lo sviluppo di soft skills, di capacità di condividere gli obiettivi di più ampia portata con gli altri esperti del team, di partecipare alla realizzazione di un progetto complesso e così via. È evidente che so benissimo che questo mio intervento può essere stato considerato un po' spiazzante, un po' atipico, qualcosa di diverso da quello che vi aspettavate. Se effettivamente è così, ho raggiunto le mie finalità, perché io volevo un poco, ma penso che era chiaro, andare oltre, cioè pormi questa domanda che poi mi sono posto da tanti anni con Marco e ogni tanto quando ci sentiamo nelle nostre chiacchierate telefoniche la sera ci riproponiamo. Come fare in modo che la formazione, oltre a creare
identità professionale, benessere individuale, soddisfazione personale, miglioramento dei comportamenti individuali, miglioramento della performance individuale, possa comunque creare valore, valore pubblico, quando il baricentro diventa non più, o meglio, non solo la formazione per il ruolo, ma la formazione per creare valore pubblico, per supportare progetti. Pensiamo allo smart working, per esempio, no? La formazione è una delle leve abilitanti. Nel POLA, Piano Organizzato del Lavoro Pubblico, è una delle quattro dimensioni per facilitare la propensione allo smart working. Ma è una formazione che deve essere orientata a sviluppare che cosa? Gestione per obiettivi e risultati, business process management, razionalizzazione dei progetti, dunque una formazione che si avvicina al secondo contesto. Allora, come cambiano i requisiti degli enti di formazione? Come cambia la professionalità richiesta agli operatori della formazione? I bandi come devono cambiare se si va a guardare non più solamente il rafforzamento delle competenze, ma gli outcome? La gestione dei progetti di formazione come cambia? La valutazione dei progetti di formazione come cambia? E soprattutto cosa è richiesto alle competenze professionali degli operatori della formazione per far convivere in questo contesto che io chiamo ibrido la formazione orientata allo sviluppo e al consolidamento del job alla formazione orientata alla creazione di valori attraverso progetti. Perdonatemi se ho preso qualche minuto in più. Ci mancherebbe. Grazie mille delle riflessioni. Prima di dare la parola a professor Marco De Polo, direi che questo intervento ci aiuta, l'intervento del professor Guido Capaldo ci aiuta in maniera importante a capire come l'attività formativa e quella valutativa, poi non aggiungo molto perché in questa fase non è il momento, però come le due attività, la formazione e la progettazione della formazione e la valutazione siano attività strettamente legate tra loro, e credo parole migliori difficilmente si sentono in giro, quindi grazie veramente. Abbiamo capito appunto che la focalizzazione sull'oggetto è molto importante, è importante sia per la formazione che poi per la valutazione, e se si è orientati appunto a realizzare progetti e a creare valore, chiaramente cambieranno anche le necessità di valutazione e le domande di valutazione. Lascio la parola a Marco De Polo, che non vedo sullo schermo, però dovrebbe essere pronto per il suo intervento. Penso di esserci. Eccoci, scusami, non ti vedevo. Prego. Se posso avere un feedback sulla chiarezza dell'audio. Perfetto. Si sente benissimo. Grazie mille. Benvenuti e benvenute a tutti i partecipanti. Io non comincerò come Guido Capaldo dicendo quanti anni ho, perché ormai sono arrivato a un'età in cui si preferisce celarla. Sono molto contento di essere qui perché ho avuto l'opportunità e aggiungerei il piacere di servire per alcuni anni nel nucleo di valutazione della provincia di Trento e ne ho ricavato un'esperienza positiva per un enorme numero di motivi che non voglio farvi perdere tempo oggi richiamando, ma ci sono e sono diversi. Io proverò in questo mio intervento, che segue quelli che mi hanno preceduto, a provare a applicare alcuni dei principi generali che sono stati enunciati per provare a discutere se c'è uno spazio possibile di miglioramento. Lo farò con una visione, credo, meno ampia di quella che hanno avuto Anna Maria Aiello e Guido Capaldo che mi hanno preceduto. Tra l'altro a Guido cerco sempre di dire come psicologo che non deve esagerare in complimenti del tutto non dovuti perché innalza inutilmente le aspettative della platea, quindi oggi
si vedrà anche questa differenza voluta di impostazione per cercare di capire come tirare alcune conseguenze concrete. Comincio anch'io condividendo le slide che, come anche per gli altri, saranno a vostra disposizione in seguito. Bene, il mio feedback è che dovreste avere le slide a schermo pieno. Sì. L'idea sarebbe proprio quella di capire cosa può fare chi disegna i progetti Fondo Sociale Europeo. Ho in mente il tentativo di essere in qualche modo utile a chi si trova in questa partita e viene chiamato a rispondere alla domanda, darci una mano a fare valutazione di impatto. Vi anticipo la mia conclusione, così si rende un po' più chiaro il tutto. Io credo che ci siano diversi miglioramenti possibili, ma che affidare la valutazione di impatto a chi partecipa ai bandi scrivendo i progetti sia scientificamente e professionalmente non una soluzione sostenibile. Ma lo vediamo nello svolgimento. Il contributo che il professor Capaldo ha dato ha descritto i due macro approcci possibili ed è altrettanto evidente che il secondo approccio che ha presentato è un obiettivo certo più ambizioso, ma anche più vantaggioso per molti. Ha fatto riecheggiare all'interno quanto Anna Maria Aiello aveva detto sulla valutazione come miglioramento versus valutazione come pagella. Ha fatto vedere come la valutazione della formazione ne guadagni a essere considerato anche un processo da inserire dentro ai processi di funzionamento organizzativi, in questo caso della comunità socio-economica della provincia di Trento. E entrambi hanno anticipato un punto importante, cioè oggi, come conferma tutta la letteratura anche internazionale su questo tema, la valutazione degli effetti, chiamiamoli di impatto, di lungo termine, al di là degli apprendimenti, è una valutazione che deve coinvolgere molti stakeholder, gli stakeholder presenti. Non perché sia un dover essere, perché sennò ci si guadagna meno da questa valutazione. È ovvio che valutare un impatto non è un'operazione facile. Ho preso un esempio qualsiasi di uno degli ultimi avviso per la presentazione di progetti formativi professionalizzanti post laurea nell'ambito dell'innovazione sociale. Da un lato, in premessa si dice che stiamo dentro a un asse molto preciso, una priorità molto precisa, che è rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza e efficacia della loro azione. Dall'altro lato, poco dopo, negli obiettivi specifici, si dice che l'obiettivo particolare è quello di formare figure con un'alta specializzazione tecnica, ma al contempo dotate di elevata flessibilità, di forti competenze di base e trasversali e capaci di evolversi al ritmo del cambiamento del sistema produttivo, nonché attraverso il loro operato di innovare il sistema produttivo stesso. Si sente una specie di cavalcata delle valchirie in sottofondo rispetto a questo obiettivo affidato a queste persone. Ma al di là delle battute, credo che proprio alla luce di quanto hanno molto sapientemente detto sia Aiello che Capaldo, si capisce che le due cose non stanno necessariamente insieme. Possiamo fare un buon lavoro in termini di competenze sulle persone, formare figure, potremmo non essere in grado di rafforzare le imprese sociali. Certamente il rafforzamento delle imprese sociali ha a che fare anche con la formazione delle figure, ma in essi sono da vedere. Non è per rendere più confusa la cosa, è semplicemente per
restare con i piedi saldamente agganciati a terra, cioè indirizzarsi verso operazioni possibili. Cosa fare? Con molta umiltà, ho cercato di riflettere rivedendo anche spunti di letteratura. Tra l'altro, un elemento rassicurante è che non sono emerse in questi ultimi anni cose straordinarie in letteratura sulla valutazione, diciamo, di medio-lungo periodo e di impatto. Che cosa è possibile fare? Ad esempio, ricordare alcuni aspetti. Ad esempio, ricordare che si valutano gli interventi per misurare o capire che effetti hanno avuto. La parola effetti è importante perché richiede di stabilire un nesso di causalità. Un nesso di causalità diretta, cioè queste cose sono successe perché ho fatto questi interventi. Nella vita reale la cosa non è semplicissima. Non succede sempre e lo vediamo in tanti campi degli interventi formativi anche dal fatto che quando andiamo a ripetere lo stesso intervento, 10 virgolette, lo stesso intervento, in altre situazioni non produciamo esattamente gli stessi risultati. Quindi tensione verso stabilire un nesso di causalità, realismo nel sapere che ci sono molti fattori che intervengono. Non solo, una parte della letteratura più interessante ci dice: attento, vuoi valutare gli impatti di un intervento formativo, ma più in generale anche di altri interventi. Ci sono effetti previsti e non previsti. E non solo nel senso un po' terrificante che abbiamo imparato in questo ultimo anno con le vaccinazioni anti-Covid, degli effetti non previsti. A volte ci sono effetti positivi non previsti, i quali, se non sono rilevati, sottraggono apprendimento a chi fa questi interventi e a chi li utilizza. Come è già emerso, si valutano gli interventi anche per imparare da successi e insuccessi nei medesimi interventi, che è un altro motivo per chiudere con l'impostazione pagella di cui si parlava prima. Se ci si mette in grado di imparare da successi e insuccessi, succede ad esempio che si fa apprendimento organizzativo. Che cos'è l'apprendimento organizzativo? È quell'apprendimento che rimane in un'organizzazione anche quando cambiano le persone fisiche che ci operano. Ed è un risultato che non accade per caso. Accade quando i diversi stakeholder tutti quanti si rendono conto di giocare una partita che li tiene interrelati, come vedremo tra poco. Si fa apprendimento organizzativo quando c'è qualcuno che si occupa di pensare a cosa succederà domani. E questo, lo dico con la stessa franchezza che uso nei congressi scientifici, quindi non vedeteci aspetti dietro di tipo politico, non è affare di chi concorre a un bando per vincere un progetto e fare un bel progetto. È affare dell'ente che mette a disposizione delle risorse. Perché è lui che può cumulare l'apprendimento organizzativo insieme agli stakeholder con cui lavora. Perché questo è un miglioramento potenziale delle future attività. Chi lavora in questo campo però sa quanto sia difficile copiare un buon intervento e trasferirlo altrove. Certo, pensate alla tabella che ha presentato Capaldo prima nel suo esempio. Mostra un meccanismo di funzionamento, mostra un approccio, mostra delle fasi di processo, ma non si copiano i progetti operativi. Anzi, chi di voi
e siete tanti, fa questo mestiere non da ieri, sa perfettamente che è una fregatura potenziale enorme quella di prendere un intervento e copiarlo da un'altra parte, perché ci sono fattori di contesto che differiscono notevolmente da situazione a situazione e fanno sì che la copiatura, come per tutti i processi di qualità in tutte le organizzazioni, non funzioni. Valutiamo gli interventi, vedete quante prospettive diverse, anche per creare, aumentare accountability. L'ha detto benissimo Anna Maria Aiello in apertura. E questo è una necessaria preoccupazione del decisore politico, che è decisore politico perché ha tra i suoi scopi quello di essere accountable, cioè di dare conto, e lavorare sull'accountability, sulla trasparenza, riprendo i termini che erano stati citati, è anche un modo per allocare le risorse in modo efficiente. Non apro adesso la discussione su quanto sia applicabile il concetto di return on investment, il ROI, nella formazione, ma la logica è anche questa: ho delle risorse, come posso capire se la maniera in cui le sto usando è quella che massimizza il rapporto costi-benefici? Vedete, un quadro quindi non semplicissimo. Cosa si può continuare a ragionare? Su quali sono le difficoltà che secondo me sono da tenere maggiormente d'occhio? Anche qui lo conferma l'introduzione molto solida che ha fatto Guido Capaldo prima. I sistemi di valutazione sono rari. Non tanto le attività di valutazione, i sistemi, perché creare e mantenere un sistema di valutazione richiede delle risorse, giustificabili o per un obbligo formale o per una utilità diretta percepita. È ovvio che è sempre meglio poter puntare sulla motivazione dell'utilità percepita. Sistemi di valutazione sono rari perché sono, come nell'intervento di prima si vedeva, qualcosa di più della somma della misura degli apprendimenti, della misura della soddisfazione, della misura del tasso di presenze. Il valore aggiunto di cui lui parlava, io mi permetto di interpretarlo come: c'è un sistema che regola l'attività, ha il monitoraggio come modalità preferita oppure no. È la differenza fra dare risposte contingenti, è finito un bando, perfetto, cosa facciamo dopo? E inserire il bando, l'avviso, in una logica che è totalmente discrezionale del decisore politico, ma a cui la parte tecnico-amministrativa deve dare gambe con deve, per carità. Sto dicendo le mie conclusioni sulla base di quello che io conosco della letteratura internazionale, deve dare gambe con un apparato che assomigli a un sistema che non muore dopo ogni tipo di attività. Altra difficoltà, tra quelle che io soggettivamente ho selezionato, diciamo, in scienza e coscienza: gli obiettivi dei progetti sono talvolta chiari a livello macro, ma non sempre a livello operativo e misurabile. Per disegnare obiettivi operativi e misurabili è necessaria una conoscenza sufficiente del contesto. Il fabbisogno effettivo, i destinatari, qual è il link fra gli apprendimenti che vogliamo favorire e i comportamenti reali. E questo in provincia di Trento è un livello di qualità che non ha molti riscontri in giro in altre regioni italiane. Non solo, c'è un altro motivo per cui è importante la conoscenza del contesto. Tutta la pratica scientifica e professionale ha messo in luce
che i manuali di procedura, le checklist, si confrontano con la necessità di esercitare judgment, cioè la capacità del professionista di individuare qual è quel caso su mille in cui, seguitemi bene, deve violare la procedura, perché se no compromette il risultato. C'è un film molto bello, se lo avete visto, bello non filmicamente, non è straordinario, ma per deformazione professionale, per chi come me lavora sui processi organizzativi e sente osannare i manuali di qualità, le ISO e tutto quanto, è molto bello, Sully, regia di Clint Eastwood, in cui c'è un pilota che, violando il protocollo previsto, atterra per un problema, un'avaria, atterra sul fiume Hudson, salva tutti i passeggeri e durante il processo si vedono i tentativi degli esperti di dire che ha violato la procedura e esce da questo processo dimostrando che se non l'avesse violata non avrebbe salvato le vite dei passeggeri. Al di là di tutto e degli aspetti affascinanti che ci sono per chi studia le procedure di sicurezza, questo mette in luce che la capacità di leggere il contesto è un prerequisito per costruire buoni progetti e poter poi capire se hanno funzionato o meno. C'è da dire che la ricerca scientifica su come fare valutazione offre suggerimenti non sempre facili da applicare. Misurare i diversi effetti di un intervento richiede un apparato di ricerca che, a mio avviso, è difficilmente alla portata del singolo progettista. Attenzione, alla portata non in termini di competenze, di risorse, di tempi, di modi, di possibilità realistica. Lo sapete anche voi. Come disegnare una procedura di valutazione soddisfacente fra modelli ideali da un lato e pratica quotidiana? Cosa dicono i manuali? Dicono che in un mondo quasi perfetto, tu hai l'intervento formativo, fai una tua bella rilevazione prima dell'intervento formativo, ne fai un'altra dopo e ne fai un'altra a distanza di tempo. La distanza fra il T1, meglio T2 e T1 è il cambiamento dopo l'intervento. La distanza, la differenza fra T3 e T2 è la misura del trasferimento degli apprendimenti e, se vuoi, la differenza fra T3 e T1 è uno degli impatti dell'intervento, cioè cosa è rimasto nel tempo. Immediatamente, però, il paragrafo 2 del medesimo manuale di metodologia ti dice: fermi tutti. Perché in realtà, se vuoi il nesso causale, hai bisogno di un gruppo di controllo sul quale, senza avere alcun intervento, fai le stesse rilevazioni T1, T2 e T3, confronti gli stessi risultati e ti dovresti attendere che ci siano valori diversi, perché se non ci sono valori significativamente diversi, non hai la possibilità di attribuire all'intervento formativo quei cambiamenti. È tutto ottimo, per carità, va benissimo, ci mancherebbe, è bene che i manuali di metodologia siano scritti in questo modo. Però è un altro esempio delle difficoltà. Quanti ne conoscete voi di situazioni in cui potete mettere un gruppo di controllo in questa maniera? E soprattutto, quanto può essere sistematico questo affidandolo a un singolo progettista? Ecco perché, per chiudere, ultima dei piccoli pacchetti che ho preparato per oggi, l'idea di quali potrebbero essere spazi realistici, possibili di miglioramento. Io ho passato la mia vita professionale a cercare di bacchettarmi da solo sulle dita quando partivo per la tangente e a cercare di trovare soluzioni che fossero praticabili. Ad esempio, nei progetti contestualizzare. È il titolo di una stupenda
conferenza data da un mio collega tedesco, purtroppo scomparso da non molto, Robert Rowe, che è stato una delle 20 persone che hanno contato negli studi sul comportamento organizzativo e nella loro applicazione alla consulenza sul piano internazionale, una bellissima conferenza in cui spiegava come sia le ricerche che gli interventi devono rispondere a un imperativo di contestualizzazione dei modelli, perché le situazioni di contesto, quando parliamo di comportamenti, sono fondamentali. Quando i partecipanti non sono noti in anticipo, quando gli interventi sono poco tipizzabili, questo discorso del contestuare diventa di una importanza straordinaria, vuol dire calare l'obiettivo generale che si trova in una linea di intervento, in un avviso, nella situazione specifica in cui verrà tradotto in pratica. Vuol dire, vogliamo essere molto concreti, far trovare già dentro al progetto i tempi e le risorse necessarie per adattare l'intervento alla situazione quando i partecipanti saranno noti, non lo sono sempre, quando le caratteristiche specifiche della situazione potranno essere valutate concretamente. Se nel progetto c'è questa flessibilità, il progetto ha un valore aggiunto. Ancora, tradurre il più possibile l'obiettivo in termini di comportamento misurabile. Non sentitevi offesi, facciamo tutti lo stesso lavoro, lo sappiamo, ma il passaggio alla pratica non è sempre diciamo compiuto in maniera totale. Perché è ovvio, quando ci obblighiamo a tradurre l'obiettivo affidato al progetto in comportamenti misurabili, aiutiamo a chiarire meglio la fattibilità reale degli obiettivi generali. Facciamo un servizio anche alla provincia, se la provincia ci guarda, se accetta feedback anche da questo punto di vista. Non solo, lavorare molto in termini di comportamenti misurabili obbliga a considerare la trasferibilità dei nuovi apprendimenti alla situazione reale. È ovvio che comportamenti misurabili, ripeto, facciamo lo stesso mestiere, sapete qual è la trappola che c'è dietro? Si misura ciò che è più facilmente disponibile come quantità o come misura. Però professionisti come voi sanno perfettamente che non è necessario fare solo affidamento su questo tipo di misure. Certo che il tasso d'assenza è uno degli indicatori, però è possibile che sia uno dei comportamenti misurabili a cui ancoriamo una valutazione? Potrà servire, come dice Gauss, a individuare i progetti che sono clamorosamente falliti, però mi permetto di dire, dopo molti anni di esperienza, che non hai bisogno di un apparato di valutazione per accorgerti di quando la gente proprio non ci va. E discutere su una differenza di tasso di presenza probabilmente non è quello che aiuta maggiormente. Ancora, documentare i risultati in termini di competenze. Questo viene già fatto molto, ma la cosa importante potrebbe essere considerare che ci sono vantaggi di ritorno per la provincia autonoma, perché questa, se si ragiona su risultati in termini di competenze, può accumulare apprendimento organizzativo, può curare meglio la sostenibilità delle politiche, può avvicinarsi a calcolare un ROI o diretto economico o indiretto di miglioramento del sistema sulle attività che finanzia. Più siamo sui risultati in termini di competenza, parlo delle attività formative, più aiutiamo a fare quel passo in più verso la valutazione di impatto. Ecco perché ho esordito dicendo, e chiudo, che in fondo fare valutazione di impatto è un esempio, secondo me, paradigmatico di lavoro di team. Non c'è nessuno da solo, il progettista, il committente,
il responsabile di linea che ha la persona in formazione, il tutor del tirocinio. Nessuno da solo ha gli elementi per fare questa operazione. Se invece si accetta questa logica di team tra gli stakeholder, l'idea di costruire una visione comune, quello che si chiama un modello comune fra i diversi attori, gli enti, i progettisti, il decisore politico, i responsabili per la provincia dell'applicazione di queste misure, su che cosa sia la valutazione di impatto, soprattutto su che cosa debba servire. Diventa più facile, come succede nei buoni team, essere d'accordo su, guardate, può cascare il mondo, ma questi tre obiettivi li dobbiamo raggiungere, al di là di ciò che c'è scritto nei documenti ufficiali. Oppure, qualunque cosa accada, questi sono i due errori da non fare mai in questo tipo di attività. Quando siete in un buon team, vedete che senza che ciò faccia parte di un ordine di servizio, di una ISO, di un accidente di manuale della qualità e dei processi, questi intervistate separatamente le persone e vedete che vi dicono i due errori da evitare sempre e i due obiettivi da tenere presenti. Qual è una conseguenza? Una conseguenza è che, come sempre accade nei team che condividono questo modello mentale, badate bene, non identico, ma reciprocamente compatibile tra i diversi attori, il modello mentale può anche essere non identico, il problema è che garantisca la compatibilità mutua. Uno dei risultati più straordinari su cui la ricerca scientifica e la pratica professionale è d'accordo è che puoi investire sull'autonomia degli operatori a tutti i livelli. Non hai bisogno di mettere un capo, un controllore alle spalle di ciascuno, perché se condivide quel modello mentale e ha una professionalità decente, è in grado di esercitare quell'autonomia che, torno a prima, è concettualmente una delle condizioni necessarie per adattarsi al contesto. Perché l'opposto dell'adattarsi al contesto è eseguire nello stesso modo le procedure in qualsiasi circostanza. Ecco perché sono grato a Anna Maria e a Guido per avere richiamato i confini alti concettuali di questo problema, perché mi è sembrato di ritrovarci dentro le spiegazioni del perché convenga poi fare alcune cose. Spero che questi suggerimenti non appaiano troppo banali, perché nella mia esperienza non sono sempre scontati. Grazie intanto della vostra attenzione. Grazie a Marco De Polo. Direi che questo secondo intervento che abbiamo sentito, il terzo in ordine, consideriamo anche Anna Maria Aiello, ci restituisce una dimensione strettamente legata al contesto e una dimensione della valutazione strettamente legata al contesto e ai progetti. E quindi veramente grazie. Ho apprezzato in particolare il riferimento al coinvolgimento degli attori, delle persone, delle varie figure, degli stakeholder, perché è uno degli aspetti centrali, a mio parere, di una pratica valutativa che sia riflessiva come quella che ci diceva anche Anna Maria all'inizio. Dunque, allora, io dico due cose rapidamente, però chiedevo a chi ascolta, a chi sta partecipando, se vuole fare alcune domande, le può scrivere nella chat. E quindi se ci sono degli aspetti, anche considerazioni, aspetti che volete chiarire, che siano chiariti, vi chiedo di scrivere un breve messaggio. Questa era anche la richiesta della provincia autonoma di Francesco Pancheri.
Volevo dire soltanto due cose senza rovinare quello che è stato detto dai nostri relatori. Volevo salvare, tra le tante cose che si possono salvare, che si possono evidenziare, perdonatemi, dalle tre relazioni che abbiamo ascoltato, tre aspetti che mi paiono importanti. Poi vi dico una cosa su quello che anche come nucleo, come supporti al nucleo consideriamo. Chiaramente noi dobbiamo tradurre tutte queste cose che ci sono state dette, immagino il punto di vista anche di chi ascoltava, in aspetti che siano riferibili alla redazione dei progetti, e voi tutti rispondete di volta in volta ad avvisi della provincia autonoma di Trento. Quindi noi di volta in volta leggiamo la vostra produzione, la vostra progettazione. Oggi parliamo di valutazione, e abbiamo capito dagli interventi come la valutazione non sia qualcosa da vedere disconnesso dall'attività progettuale. Quindi io, dalle tante cose dette, e tutte molto utili, quello che diceva Anna Maria Aiello all'inizio, la valutazione è una valutazione da intendere come sì, come accountability, e anche come un momento riflessivo, e questa è proprio una cosa da manuale, ovvero sia la valutazione consente, e io il consiglio è anche quello nei progetti di far vedere questo, consente di riflettere sulle proprie pratiche. Quindi nella progettazione è importante che emerga questo aspetto, non solo la valutazione come un ascolto degli utenti, una rilevazione della loro soddisfazione, come capita in alcuni casi, ma anche andando anche oltre quello che a volte richiede l'avviso. Ci rendiamo conto molto spesso che l'avviso chiede delle cose, e quindi il progettista giustamente si attiene all'avviso. Però abbiamo capito oggi che sicuramente lo sapevate già, che la valutazione ha comunque un valore aggiunto. Quindi la valutazione come accountability, come rendere conto, la valutazione come riflessività, come strumento riflessivo, considerando e valorizzando tutto quello che è l'aspetto informativo che può dare la valutazione. Quindi valutare il progetto, chiaramente non ancora valutarne l'impatto, perché quando voi proponete una valutazione in itinere, proponete una serie di attività appunto da svolgere durante la realizzazione del progetto, mettere in evidenza anche questi aspetti, quindi il carattere riflessivo della pratica valutativa, il valore informativo e anche migliorativo, come è stato detto da Anna Maria Aiello. Io ho trovato molto utile, come dicevo al termine della relazione del professor Guido Capaldo, il suo riferimento, no, ad una formazione orientata, focalizzata ai progetti, e quindi cercare di capire nella valutazione qual è il valore aggiunto, prodotto. E anche questo è un aspetto che è utile, sarebbe utile trovare, perché se è vero che io il valore lo determino soltanto successivamente alla chiusura del progetto, è anche vero che dovrei definire quali sono gli aspetti di valore del mio progetto, quindi su cosa voglio produrre di valore per il contesto, per gli attori, come è stato detto ben dal relatore. E quindi questo è un aspetto che io considererei e suggerirei di considerare, quindi ampliare, rendere più ampio, no, la visuale, la prospettiva, focalizzarsi su quello appunto, sul valore aggiunto e su questo aspetto. Sto salvando semplicemente, sto evidenziando delle piccole cose per aiutare anche, per tradurre anche in termini di progettazione, e
di qualcosa che a volte chiede l'avviso e a volte non lo chiede, però per chi legge dà un respiro molto diverso, no? Rispetto al che non ci siano o che ci siano queste cose. Quello che diceva Marco De Polo è focalizzarsi sul coinvolgimento. Io mi sono interessato per diversi anni della partecipazione in valutazione e dei diversi tipi di coinvolgimento, c'è tutta una letteratura in questo senso. E molto spesso chi si occupa di valutazione di impatto sottolinea poco questo aspetto, quindi che l'impatto lo determino appunto coinvolgendo più attori. E Marco l'ha detto molto bene, non si valuta qualcosa da soli, serve fare riferimento a una molteplicità di fonti, a una molteplicità di attori. E quindi anche l'impatto, ma non solo l'impatto, io direi di prendere questo spunto per tutto il processo di valutazione. Il disegnare, anche in minima parte, perché noi capiamo bene che gli enti hanno, che progettano e che chiedono il finanziamento alla provincia autonoma, come ad altri enti, ad altre regioni, enti province autonome, hanno necessità di essere aderenti all'avviso e il progettista deve fare i conti appunto con l'avviso e con altri vincoli. Però a volte il disegnare una piccola indagine valutativa per quello che tutti possono fare, anche prevedendo questa prospettiva, che è la prospettiva di coinvolgimento, di partecipazione, di ascolto dei vari attori e di riferimento a più fonti, in questo modo che determino poi anche il valore, questo si lega anche a quello che diceva Guido Capaldo, io riesco a determinare meglio il valore di un mio intervento, se vogliamo, di una politica pubblica, di una micro politica pubblica, anche ricostruendo più opinioni, facendo riferimento a più soggetti. Intanto io direi questo. Voi sapete che le griglie che usiamo, io il consiglio che do trasversale l'ho dato in alcune presentazioni, a volte degli avvisi che abbiamo fatto in presenza o a distanza nella provincia autonoma di Trento, fate riferimento alla griglia. Nella griglia non è che queste cose che sono state dette oggi non ci sono. E quando si parla, ad esempio, nelle griglie di risultati attesi in termini di miglioramento dello status occupazionale di una determinata fascia di persone, per definire i risultati attesi, per determinare i risultati attesi, serve che il progetto li abbia ben definiti. E tutto questo è connesso alla valutazione. Quando si parla anche di modalità di verifica e di valutazione, di attestazione e certificazione delle competenze, ci sono vari gradi per determinare, per definire tutto questo, e noi a volte ci troviamo con progetti che definiscono molto bene questi aspetti e con altri progetti che li definiscono meno, a volte invece ci sono progetti che non li curano minimamente. Ecco, quindi il riferimento, e chiudo, il riferimento alla griglia è un riferimento che io consiglio sempre. Ascoltate le cose che abbiamo sentito oggi, appunto ricordo anche di avere un orizzonte, consiglio di avere un orizzonte più ampio rispetto alle cose che ci eravamo detti anche in precedenza. Quindi l'orizzonte più ampio è quello che ci disegnavano Anna Maria Aiello, Guido Capaldo e Marco De Polo. Sono le cose che un po' abbiamo detto fin qua. Dunque, abbiamo un paio di domande. Leggo l'ultima che è arrivata, Gianluca, che in particolare è una domanda riferita a tutti, in particolare focalizzata sull'intervento di Anna Maria. Lui dice che
anche leggendo vari autori, si suddivide, scusate, scusa Filippo, intanto sì, prego, intanto scusa. Intanto che tu valuti la domanda, magari lasciamo poi a, sì, a Gianluca il suo intervento magari, e siccome devo tornare nell'altra riunione per fare un piccolo intervento, volevo ringraziare tutti intanto della disponibilità, dei relatori in poi, no? E anche tutti quelli che hanno potuto partecipare a questo incontro, ricordando che poi ne faremo, avviseremo per fare gli altri, abbiamo già dato il rendiconto, diciamo, dei vari interventi. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio veramente di cuore i relatori che ci hanno assistito, e chiedo, Venia, ma devo passare sull'altro fronte, no? Magari lascio a Gianluca in questo caso, se riassume la sua domanda. Intanto Gianluca lo conoscete, forse Gianluca Braga, insomma, no? E intanto vi auguro a tutti buona serata. Grazie. Grazie. Sì, mi scuso con Filippo, chiedo Venia, mi venivano in mente un po' di domande, allora me le stavo scrivendo mentre parlavate e quindi poi mi sono venute queste domande complicate, ma di fatto avevo tre domande, una più rivolta all'intervento di Anna Maria Aiello, e la domanda era se è così vero che esiste una valutazione sommativa e una valutazione empowering, formativa, o tutte le valutazioni non hanno un po' dell'uno, un po' dell'altra, di fatto. E quindi quando facciamo valutazione stiamo dando un giudizio, ma un giudizio che ci serve poi a migliorare. Rispetto all'intervento del professor Guido Capaldo, invece, la domanda che mi veniva in mente è se questi approcci di project management, che quelli più tradizionali, più waterfall, prevedono definire dei deliverable, che siano smart, che siano misurabili, eccetera, che poi dopo il professor De Polo ci dice poi non è così semplice fare, se oggi non è il caso invece di studiare questi modelli un po' più moderni, neanche così tanto, più agile, con le retrospective finali, quindi più ragionamento di riflessività. E infine una domanda sull'intervento che mi sollecitava l'intervento del professor De Polo, che come al solito ringrazio perché per il coraggio di fare anche delle proposte, mi chiedevo se a questo punto quello che lo scenario che prevede lui è quello di un ente, la provincia, di un ente regolatore, che si faccia un po' carico di giocare al gioco della valutazione e gli enti piuttosto invece partecipino in qualità di stakeholder, quindi si mettano in gioco giocando a carte scoperte, quindi mettendo a disposizione dati e informazioni, ma poi, come dire, partecipino al momento riflessivo assieme al resto dei soggetti. E vi ringrazio e mi scuso per le curiosità. Sì, se posso, io vorrei dire solo alcune poche cose in merito a questa prima parte, e forse anche quella di Catina. Cioè, a me pare che il problema valutazione formativa, sommativa, risente molto dell'impostazione scolastica, nel senso, cioè, se la valutazione rispetto al tempo è iniziale, intermedia o finale, gli si attribuisce una funzione, come dire, diagnostica, formativa, perché interviene in qualche modo, diciamo, determina dei cambiamenti nel processo, e la sommativa perché dovrebbe mettere insieme più elementi, ma tutto a scuola. Nella situazione ordinaria, ovviamente, le cose non sono così, diciamo, distinte anche rispetto al tempo, perché io faccio fatica a immaginare la valutazione tra il predittivo e il valutativo, così come viene proposto nell'intervento di Gianluca. A me pare che l'aspetto più interessante sia quello che viene fuori sia dall'intervento del professor Capaldo che quello del professor De Polo, cioè se si allarga la visione della valutazione non più
a un processo singolo che riguarda l'apprendimento o il lavoro specifico, ma entrano in gioco giustamente tutti gli, diciamo, gli diversi stakeholder. Qui non c'è definizione che tenga di valutazione, soprattutto il mio problema è con quali strumenti, perché da un lato bisogna superare quella che io chiamo la pigrizia del ricercatore, che è abituata a usare certi strumenti e non si schioda da lì, cioè li vorrebbe usare comunque dappertutto, e questo è un po' un problema, perché la valutazione di impatto, e tra l'altro diciamo qui non se ne è parlato, ma la valutazione controfattuale, vanno tanto di moda, ma in realtà poi non informano per quel grado di informatività che diciamo viene implicitamente sottolineato sia da De Polo che da Capaldo, cioè sul fatto che se noi vogliamo vedere degli effetti, dobbiamo coinvolgere quelli che ne sono i principali destinatari, ma non solo come utenti finali si direbbe, ma come interlocutori con i quali bisogna negoziare addirittura i criteri per cui una cosa vale o non vale o aumenta di valore. Tra l'altro io dico questo in una situazione in cui noi avremmo questo benedetto PNRR che dice di voler valutare gli effetti, ma io sono terrorizzata, scusate l'esplicitezza, dal fatto che viene reclutato il quantitativo di turno, per intenderci, che farà un'analisi e dirà che sì, funzionano o non funzionano. Qui c'è molto in ballo, come potete tutti immaginare. E quindi qui o ci diamo una scossa, direi, o come direbbero a Roma, una mossa, ma parliamo in termini più forbiti, una scossa, e decidiamo di come si può aiutare questo paese facendo delle valutazioni sensate, perché qui il problema è la sensatezza, che non è venuta fuori come termine, ma secondo me c'è anche un problema di sensatezza della valutazione, perché è inutile impiegare strumenti e diciamo e darsi da fare anche con l'ultimo modello appena uscito, quando questo non risponde a quelle che sono le esigenze autentiche, che vanno in primo luogo riconosciute. Scusate il mio, come dire, il mio accalorarmi su questo piano, ma quando sento, diciamo, contemporaneamente da un lato la mole di investimenti che si pensa di fare, dall'altra l'idea che poi li valuteremo, e senza avere questa problematizzazione, che io penso che oggi ci sia stata veramente un'ottima problematizzazione di questo tema valutazione, che ovviamente supera i confini sia di Trento sia dei singoli progettisti, ma impegna le persone a pensare, che non è una cosa da poco, e mi pare il miglior risultato dal punto di vista di interventi formativi. Poi è chiaro che ci sono molte altre cose, ma non voglio togliere spazio agli altri miei due colleghi. Non lo so, Marco, provo a rispondere. Allora, grazie al dottor Braga, la domanda è molto stimolante, e poi proverò a rispondere anche a una parte della domanda della dottoressa Balotta. Il dottor Braga mi stimola tantissimo, solo che sono costretto a fare una piccola precisazione per i non addetti ai lavori. Nell'approccio tipico alla gestione dei progetti, quello che è nato purtroppo col progetto Manhattan in occasione dell'invenzione della bomba atomica ed è andato avanti fino a qualche anno fa, l'approccio waterfall, l'approccio tradizionale è quello che imperava. Che significa? Sostanzialmente significa il committente è in grado di esplicitarmi sin dall'inizio il suo fabbisogno. Quindi io incontro il committente in una fase preliminare, in fase di programmazione, poi programmo il progetto, lo realizzo e il committente riappare un po' di tempo dopo per valutare i deliverable, cioè ciò che gli ho trasferito. Okay? Ora è evidente che questo approccio waterfall ormai è entrato abbastanza in crisi, si utilizza ancora molto, ma il problema è che molto spesso gli obiettivi dei progetti, deliverable da creare, non sono più chiari sin dall'inizio, soprattutto nella mente del committente. Prendiamo il caso della formazione. Purtroppo, l'approccio waterfall è l'approccio del catalogo formativo, è l'approccio dei bandi certe volte. Io sono stato consulente scientifico di fondi impresa, è evidente che nel momento in cui partono dei bandi, che sono stati magari identificati sulla base di una serie di analisi di cambiamenti tecnologici, eccetera, eccetera. Poi dopo questi bandi hanno un tempo di realizzazione di un anno, due anni, finché si riunisce il nucleo di valutazione, si valuta, ma intanto è cambiato il mondo. E quindi paradossalmente quei fabbisogni formativi non esistono più. Il dottor Braga citava l'approccio agile, che è un approccio un po' estremo, quello si utilizza prevalentemente per lo sviluppo di software innovativo, però non c'è il dubbio che l'approccio waterfall, ossia
il cliente sa esattamente il fabbisogno formativo, me lo esprime in qualche modo, in qualche incontro, e poi io programmo e realizzo la formazione. No, non va più bene. Ci vuole un approccio nel quale il gestore della formazione condivide parte del progetto, non solo l'analisi del fabbisogno, ma la stessa realizzazione col committente e con gli utenti. Vedete, io non credo molto nella custom satisfaction come si fa attualmente, perché parliamoci francamente, abbiamo parlato tante volte pure con Marco, carta straccia. Avrebbe senso quella custom satisfaction in corso d'opera se a fronte di quei risultati, validati naturalmente, e a fronte di analisi col committente si decidesse che occorre cambiare approccio, più formazione di laboratorio e meno formazione l'aula, anche mancare via un docente se non si dimostrano l'attrezzo. Allora, caro dottore, lei ha perfettamente ragione, rendere più flessibile la gestione della formazione, avvicinarsi più ad approcci flessibili e lasciare l'approccio waterfall, però significherebbe che l'ente pubblico non può più bandire dei progetti di formazione chiusi. Qualcuno di voi lo metteva in evidenza, forse stesso lei o il dottore, perdonatemi i nomi, sono confuso, la quinta riunione, questo maledetto lockdown, non mi ricordo più niente. Cioè, si diceva, ma in fin dei conti, all'ente di formazione io non pago la valutazione ex post, e quindi l'ente di formazione potrebbe dire: tu non mi paghi la valutazione ex post, la mia attività si finisce quando ti ho fatto la formazione. Però la valutazione ex post, come dice giustamente il dottor Braga, che si rifà al project manager, è importante. Nel project manager sarebbe la fase di chiusura, cioè anche la professoressa Iello ha messo in evidenza una cosa importante: alla fine di qualunque progetto di formazione o altro bisogna fare un bilancio, cosa è andato, cosa non è andato, quali lezioni impariamo per il futuro. Allora, che la valutazione ex post ce la paghi l'ente che finanzia la formazione oppure meno, secondo me non è tanto quello di importante, perché serve all'ente formativo per capire se è riuscito o meno a creare valore pubblico. Ora, però, dottor Braga, sono d'accordo con lei, ma dovrebbe coevolvere da un lato il mondo della formazione, dall'altro il mondo degli appalti, nel senso che io dovrei essere in grado di mettere a gara degli interventi di formazione che non sono chiusi al 100%, quindi non finanzio più le teste che vanno in formazione, ma finanzio un qualche altra cosa. Ci vorrebbe più fiducia nelle cosiddette varianti in corso d'opera, che nel nostro paese sono giustamente, per quello che è successo in passato, demonizzate. Ma la variante in corso d'opera in un progetto di formazione potrebbe creare benefici per il destinatario e per il finanziatore. Siamo in grado di far sviluppare una cultura di questo tipo nel nostro paese? Io spero di sì. La dottoressa, Madonna, non la vedo più, Balotta, giustamente gli stakeholder da qualche parte, parlava degli stakeholder. Ecco qui, il tema degli stakeholder. E questa è un'altra domanda molto importante, perché quando mi sono occupato per tanti anni di formazione, fondo impresa, scuola della pubblica amministrazione, mi chiedevo, ma chi sono questi stakeholder? Per esempio, c'è un utente diretto della formazione, che è la persona che va in formazione, ma il suo capo, per esempio, sa che la sua collaboratrice oggi sono in corso di formazione? Quando per la scuola nazionale ho fatto tanti anni fa una ricerca sull'impatto della formazione, corsi di lunga durata, e sono andato a intervistare dirigenti statali, prefetti, questori, certe volte non sapevano neanche che le persone delle quali volevo parlare avevano seguito quel corso. Mi ricordo una volta un vicequestore a Benevento che disse: ma come, la mia collaboratrice ha seguito questo corso, ma non c'entra niente con le cose che fa. E dico: ma caro vicequestore, ma la domanda chi l'ha fermata? Ma questa non si occupa di aspetti, ma allora voglio dire, ci sono gli utenti finali, che sono coloro che dovrebbero beneficiare della formazione del personale, e questi sono gli stakeholder secondo me più importanti, perché si paga pure col mio stipendio la formazione del personale. Allora io vorrei che, grazie alla formazione del personale, il personale dell'INPS, il personale degli enti pubblici, sia innanzitutto più contento e innamorato del suo lavoro, perché ha diritto ad essere soddisfatto del suo lavoro, capisca il suo ruolo, capisca perché crea valore, e poi faccia meglio il suo lavoro. Però c'è bisogno anche degli utenti intermedi, che sono praticamente i capi. E poi c'è il destinatario della formazione, che è colui o colei che riceve la formazione. Cara dottoressa Balotta, qual è il problema? Che purtroppo chi dovrebbe farsi carico dell'analisi del fabbisogno formativo, della crescita professionale,
del collaboratore? Chi dovrebbe osservare i comportamenti del collaboratore dopo l'intervento? Chi dovrebbe valorizzare le nuove competenze del collaboratore creando spazi di azione organizzativa? Non è molto, nella mia esperienza, sensibile su questo tema. Quindi c'è una catena di stakeholder che però bisogna costruire, e voi potete fare molto per costruirla questa catena, sensibilizzarla. Chiudiamo la Trimurti? Faccio anch'io un flash. Sto leggendo tra l'altro anche la chat. Tutte cose assolutamente condivisibili che confermano la mia idea che una pista su cui lavorare è quella di mettere insieme, dicevo prima, un team di formazione professionale, per me psicologo organizzativo, ma vorrei essere anche molto concreto. Secondo me il proprietario del processo, della valutazione di impatto, chi è il proprietario del processo, al di là delle definizioni dei manuali, è quello che si alza la mattina preoccupato di come sta andando una cosa. È quello il proprietario del processo. E non dorme la notte. E non dorme, speriamo che un po' dorma, se no dopo non riesce ad agire. Il proprietario del processo, secondo me, è la provincia autonoma. Il che non è affatto in contrasto con l'idea che gestisca questo processo nella piena consapevolezza di due cose. Primo, la sommatoria dei singoli pezzi, non ripeto, Capaldo l'ha detto benissimo, le faccine di Brunetta sulla soddisfazione dell'utente sono un'idiozia perché restano da sole, servono a fare ammuina, come direbbe il mio amico Guido, ma non rimangono separate esattamente come un'analisi del fabbisogno fatta a tavolino. Quindi, ripeto, primo, riunire insieme i vari pezzi in un modello mentale condiviso di quanto contano, e ci potremmo accorgere che alcuni dei passaggi per alcuni progetti formativi specifici li dice il manuale, ma non ce ne importa nulla perché le risorse sono limitate e dobbiamo concentrarci su ciò che dà valore aggiunto. Quindi a sistema. Secondo, modello partecipato vuol dire che il proprietario del processo non fa lui tutto e dice agli altri cosa fare, ma ad esempio concorda quali dati sono importanti e una platea come quella della provincia di Trento, lo dico senza flattee in alcun modo, che è difficile trovare in giro, una platea di progettisti che ha messo, quando io c'ero il nucleo di valutazione, fuori mercato le grandi agenzie che venivano con i cataloghi pronti per vincere i bandi, perché il modello era improntato sulla contestualizzazione, sulla capacità di leggere la situazione specifica, è in grado, questo sistema locale degli enti di progettazione, di concordare nelle differenze di ruolo e di responsabilità, un conto è un decisore politico, un conto è un contributo tecnico, quali sono i dati da raccogliere. E a quel punto, nella logica a cui accennavo prima, cioè non far seguire un accidente di protocollo alla cieca, ma concordare che cosa serve, ti ritrovi con una serie di dati di sistema che non posso chiedere di gestire all'ente che fa il progetto, per molti motivi, per motivi di GDPR, per motivi di accumulo dato nei tempi, lo sapete meglio di me. Ecco perché il proprietario del processo, secondo me, c'è, ma non vuol dire che dia ordini agli altri o che faccia da solo. Secondo me, per come ho visto io l'esperienza di Trento, ci sono le condizioni per sedersi a un tavolo, ragionare a partire da come si scrivono gli avvisi, a partire da come si possono migliorare o no le griglie di valutazione, a partire da quel patrimonio straordinario che sono le sedute di lavoro, come oggi. Oggi non sono sedute in cui prendere appunti, sono prendere visione di punti di vista, poi ragionarci, Capaldo io ce ne andiamo, chi resta qui può dire questa cosa è una sciocchezza, quest'altra invece fammi capire se possiamo incorporarla. E questo io lo chiamo un team. Ecco perché, ripeto, secondo me
in scienza e coscienza professionale il process owner in provincia della valutazione di impatto è la provincia stessa, nelle sue articolazioni. La sfida è come farne una progettazione partecipata, non perché siamo buoni, ma perché, come cercavo di dire prima, se metti in piedi un modello partecipativo puoi fare a meno di tanti controlli, di tanti capi, e puoi contare sulla professionalità di chi condivide lo stesso modello mentale di che cosa c'è da fare. Scusate la lunghezza, e credo traspaia anche la passione, ma ci sono dietro lustri proprio di lavoro su questi temi e di passione per ciò che significano per il pubblico. Io ho fatto 99% della mia vita scientifica e professionale con le amministrazioni pubbliche e ne sono felice, perché si può ragionare in un certo modo. Marco, scusa, a proposito dell'approccio partecipativo, a proposito di quello che chiedeva il dottor Braga, nell'approccio agile, che è l'approccio più flessibile, ossia che si utilizza quando il committente non ha proprio chiare le idee su cosa bisogna realizzare, addirittura il committente fa parte del team di progetto. Cioè immaginate un intervento formativo nel quale il committente partecipa con voi alla progettazione. È chiaro che è molto oneroso e complesso, però vi dà il massimo di probabilità di successo. E Guido, e se lo Guido e tutti, e se lo facesse scrivendo in un altro modo l'avviso? Ah vabbè, questo l'ho detto, è chiaro che meno giuridichese e più sostanza, come è stato fatto anche in passato con documenti in cui sono uscite commenti, erano il vero avviso i commenti, quelli che venivano poi forniti ai progettisti. Rimarrebbe fuori una domanda di Cristiano Conte, che chiede: per valutare la trasferibilità degli apprendimenti in contesti di inclusione sociale con soggetti fragili, può avere senso un portfolio di evidenze legate a specifici compiti di realtà definiti ex ante in base alle caratteristiche del contesto? Catina ha dato una risposta, i relatori vogliono... No, credo che il fondamento di questa questione sia l'intersoggettività fra le persone che lavorano con soggetti fragili, perché non è che portafoglio digitale o altro siano cose compensative, hanno dietro un'altra idea di valutazione e anche degli altri idee e una prospettiva teorica concettuale di riferimento diversa da quella che può essere più nota in termini così di mastery learning o di altre robe così. Però il problema che qui si pone è quanto professionalmente si trovano dei criteri intersoggettivamente condivisi tali da rendere evidente i passi avanti che queste persone fanno e questi soggetti fanno in maniera documentata, perché non appaia che con i soggetti fragili si va ancora più superficialmente che rispetto ad altri soggetti a scuola o quelli cosiddetti normali. La situazione appunto è, diciamo, la grande collaborazione professionale e il fondamento sta proprio in questi aspetti. Poi ci sarebbero molte altre cose da dire, ma tenete conto che questo è uno dei problemi che ci troveremo a fronteggiare, perché la fragilità nel senso di competenze carenti e cose del genere è uno dei problemi che avremo negli anni a venire, a partire proprio come esito della pandemia. Quindi questa questione è molto più complicata di quello che appare solo come un problema che riguarda i soggetti fragili. E non so se posso aggiungere una cosa, mi intrometto su questa questione dei soggetti fragili, perché mi sembra che sia veramente centrale rispetto sia al lavoro che stiamo facendo come provincia autonoma, sia anche a quello che ci aspetta nel futuro. E lo è su più fronti, no? Perché intanto bisogna definire chi è un soggetto fragile, bisogna definire quali sono gli obiettivi che deve raggiungere rispetto alla sua fragilità, bisogna definire come li misuri, bisogna definire come tu vai a valutare la sua soddisfazione. Ora, sappiamo tutti che tutto questo è altamente complicato, che non ha nulla di scontato, e sappiamo anche, ad esempio, ma è uno degli esempi possibili, che valutare la soddisfazione di un soggetto fragile pone delle problematiche molto serie. Faccio degli esempi. Un servizio psichiatrico, come valuta la soddisfazione dei suoi utenti? Non è assolutamente banale.
ma anche un servizio per bambini molto piccoli. Chi è l'utente di un servizio per bambini molto piccoli? Sono i bambini piccoli o sono i genitori dei bambini piccoli? E nel caso noi decidessimo che sono entrambi, non è detto che la soddisfazione del genitore corrisponda alla soddisfazione del bambino piccolo. Anzi, se lo facciamo bene, molto probabilmente troveremo alcune dimensioni che sono addirittura confliggenti. Quindi questa dei soggetti fradici io la ritengo sinceramente una cosa su cui lavoreremo, su cui abbiamo già lavorato. Ad esempio mi ricordo un progetto molto grosso che proprio la PAT ha approvato 2 anni fa, che riguardava una zona di Trento dove si proponeva un lavoro per una scuola molto grande dove c'erano tanti bambini autistici. Ecco, e tra l'altro è un progetto che noi proprio come nucleo di valutazione abbiamo finanziato ed è uno di quelli, dei pochi di quell'avviso lì che è stato finanziato. Ovviamente questo pone tutta una serie di problematiche, le pone a livello di definizione di stakeholder, chi sono gli stakeholder di questi tipi di intervento, li pone a livello di obiettivi, di finanziamenti, di cadute, no? Sicuramente, e questo va nella direzione che diceva De Polo, affrontare questo tipo di problema non può essere scaricato su un progettista, non può essere scaricato su un ente, non può essere scaricato sugli insegnanti, non può essere neanche scaricato sulla società civile. Allora bisogna lavorare in termini di chi sono gli stakeholder fondamentali e che hanno delle cose davvero da dire su questi progetti e quali sono, lavorando tutti insieme, gli obiettivi ragionevoli che ci possiamo aspettare di raggiungere. Credo che tutto questo abbia a che fare pesantemente con la valutazione di impatto e che sia una questione che interroga tutti, ecco, me in prima persona. Penso che dobbiamo chiudere, sono le 18:10. Ho visto anche che diversi partecipanti hanno dovuto abbandonare. Se non ci sono altre domande e non ci sono altre considerazioni anche da parte dei relatori, potremmo salutarci ringraziando tutti e anche ringraziando i partecipanti che sono stati comunque fino alla fine presenti. Se siete d'accordo, stacchiamo. L'orario era 16:18, sono le 18:10. Puoi dire una cosa, Filippo? Prego. Sola? Che va a vantaggio della qualità del territorio di cui parlavo prima, e lo dico, ripeto, perché ne sono convinto e ho dei dati. Mi sono ritrovato fra le mani una pubblicazione della provincia, 2008, che è un prodotto collettivo di quella comunità che aveva accumulato e faceva dire a Dell'AI, allora presidente, in tutta franchezza, non ogni aspetto del processo che abbiamo tentato di riassumere in queste poche righe introduttive è stato a tutti noi chiaro dall'inizio. Mi sembra la prova di come, investendo, la vuoi chiamare intersoggettività, io la chiamo capacità di mettere in piedi un network reale di scambio, ti produce qualcosa che lo stesso presidente dice non avevo in mente all'inizio. E molti dei temi di oggi me li sono ritrovati, avevo cancellato alcune cose in questo volume. Scusa, Marco, qual è l'anno di pubblicazione di questo volume? 2008. Scusa l'interruzione, ma ci tenevo perché è un omaggio a questa comunità, perché chi lo ha scritto ha solo messo giù quello che ha visto in quella comunità. Fatto benissimo, grazie. Scusate, io prendo spunto dalla professoressa Aiello, farei avere delle copie di questo volume a quelli che si occuperanno del PNRR, perché mi sembra che ci sia bisogno. Quindi Marco, se hai qualche copia, mandala a qualche collega, non lo so, a Stefano Paleari piuttosto che a qualcuno, non lo so. Vabbè. Grazie. Io chiuderei qua dunque, d'accordo? Grazie Marco per questa puntualizzazione, tra l'altro il titolo è assolutamente attuale e appropriato, quindi valutare per migliorare.
chiudiamo e l'appuntamento è tra per il prossimo evento. Vi verranno comunicate modalità e il tema e i relatori. E io ringrazio Anna Maria Aiello, Guido Capaldo e Marco De Polo e anche i colleghi supporti Gianluca Braga e Catina Balotta per essere intervenuti. E ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato, visto che stiamo ringraziando anche nella chat. E buon lavoro a tutti. Grazie a voi per questa occasione. Grazie, professore. Buona serata a tutti, grazie. Grazie mille ai relatori e a tutti voi. Ciao. Ciao, arrivederci. Grazie a tutti.